Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo d'oggi ci ricorda che tutta la legge divina si riassume nell'amore per Dio e per il prossimo. L'Evangelista Matteo racconta che alcuni farisei si accordarono per mettere alla prova Gesù. Uno di questi, un dottore della legge, gli rivolge questa domanda: Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? Gesù, citando il libro del Deuteronomio, risponde: Amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo comandamento. E avrebbe potuto fermarsi qui. Invece Gesù aggiunge qualcosa che non era stato richiesto dal dottore della legge. Dice infatti: il secondo poi è simile a quello, amerai il tuo prossimo come te stesso. Anche questo secondo comandamento Gesù non lo inventa, ma lo riprende dal libro del Levitico. La sua novità consiste proprio nel mettere insieme questi due comandamenti, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo, rivelando che essi sono inseparabili e complementari, sono le due facce di una stessa medaglia. Non si può amare Dio senza amare il prossimo, non si può amare il prossimo senza amare a Dio. Papa Benedetto ci ha lasciato un bellissimo commento a questo proposito nella sua prima enciclica Deus Caritas Est, nei numeri 16-18. In effetti, il segno visibile che il cristiano può mostrare per testimoniare al mondo e agli altri, alla sua famiglia, l'amore di Dio e l'amore dei fratelli e l'amore della gente. Il comandamento dell'amore a Dio e al prossimo è il primo non perché sta in cima all'elenco dei comandamenti. Gesù non lo mette al vertice, ma al centro, perché è il cuore da cui tutto deve partire e a cui tutto deve ritornare e fare riferimento. Già nell'Antico Testamento l'esigenza di essere santi ad immagine di Dio, che è santo, comprendeva anche il dovere di prendersi cura delle persone più deboli, come lo straniero, l'orfano, la vedova. Gesù porta a compimento questa legge di alleanza, lui che unisce in sé stesso, nella sua carne, la divinità e l'umanità in un unico mistero d'amore. Ormai, alla luce di questa parola di Gesù, l'amore è la misura della fede e la fede è l'anima dell'amore. Non possiamo più separare la vita religiosa, la vita di pietà, dal servizio ai fratelli, a quei fratelli concreti che incontriamo. Non possiamo più dividere la preghiera, l'incontro con Dio nei sacramenti dell'ascolto dell'altro, della prossimità alla sua vita, specialmente alle sue ferite. Ricordatevi questo: l'amore è la misura della fede. Quanto ami tu? Quanto
e ognuno si risponde. Com'è la tua fede? E la mia fede è come io amo. E la fede è l'anima dell'amore. In mezzo alla fitta selva dei precetti e prescrizioni, ai legalismi di ieri e di oggi, Gesù opera uno squarcio che permette di scorgere due volti, il volto del padre e quello del fratello. Non ci consegna due formule o due precetti. No, non sono precetti e formule. Ci consegna due volti. Anzi, un solo volto, quello di Dio che si riflette in tanti volti, perché nel volto di ogni fratello, specialmente il più piccolo, fragile, indefeso e bisognoso, è presente l'immagine stessa di Dio. Dovremo domandarci, quando incontriamo uno di questi fratelli, se siamo in grado di riconoscere in lui il volto di Dio? Siamo capaci di questo? In questo modo Gesù offre ad ogni uomo il criterio fondamentale su cui impostare la propria vita. Ma soprattutto Egli ha donato lo Spirito Santo, ce l'ha dato, che ci permette di amare Dio e il prossimo come Lui, con cuore libero e generoso. Per intercessione di Maria, nostra Madre, apriamoci ad accogliere questo dono dell'amore per camminare sempre in questa legge di due volti, ma un volto, la legge dell'amore. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut dignificiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a San Paolo del Brasile
è stata proclamata beata Madre Assunta Marchetti, nata in Italia, cofondatrice della Sore Missionarie di San Carlo Borromeo, Scalabriniane. Era una suora esemplare nel servizio agli orfani degli emigranti italiani. Lei vedeva Gesù presente nei poveri, negli orfani, negli ammalati, nei migranti. Rendiamo grazie al Signore per questa donna, modello di instancabile missionarietà e di coraggiosa dedizione nel servizio della carità. E questo è un richiamo e soprattutto una conferma di ciò che abbiamo detto prima riguardo il cercare il volto di Dio nel fratello e nella sorella bisognosi. Saluto con affetto tutti i pellegrini provenienti dall'Italia e dai vari paesi. Incominciando dai devoti della Madonna del Mare di Bova Marina, accolgo con gioia i fedeli di Lugana in Sirmione, Ussini, Porto Bufolè, Artesale, Latina e Guidonia, come pure quelli di Losanna, Svizzera, e Marsiglia, in Francia. Un pensiero speciale rivolgo alla comunità peruviana di Roma, qui presente con la sacra immagine che vedo del Signore de los Milagros. Anche saluto ai pellegrini di Schoenstatt. Sto guardando da qui l'icona della Madre. Tutti ringrazio e saluto con affetto. Per favore, pregate per me, non dimenticatevi. Vi auguro buona domenica e buon pranzo. Arrivederci.